mi chiamo Valentina Greco, sono un'operatrice sociale dentro un centro d'accoglienza per minori stranieri non accompagnati e ho il contratto con una cooperativa consorziata al gruppo 29 Gigno, l'ABC, che purtroppo in queste ore ci arriva la notizia che in questi giorni verrà commissariata anche questa cooperativa consorziata al gruppo 29 Giugno. Il commissario straordinario Flaviano Bruno vi ha incontrati? Sì, ci ha incontrato e ha incontrato una delegazione di noi rappresentanti sindacali del USB, ci ha detto che i soldi per gli stipendi c'erano ma che i conti erano bloccati, lui contava di sbloccare i conti e farci arrivare gli stipendi, ma purtroppo questo ce l'ha detto i primi giorni di dicembre e ancora siamo in questa situazione e le notizie che ci giungono non sono affatto confortanti in merito. Parliamo di 1300 persone che a Natale non sapranno cosa mettere nel piatto, purtroppo non ci sono notizie circa la stabilizzazione dei contratti, dato che abbiamo diversi contratti in scadenza al 31 dicembre, anche diversi appalti in scadenza al 31 dicembre, quindi non sappiamo che cosa ne sarà dei servizi che noi forniamo. È preciso che molti di noi lavorano con persone, quindi abbiamo anche un'utenza delicata, non è che possiamo staccare la spina, non lavoriamo con pacchi. Per quanto riguarda la situazione dei centri di accoglienza c'è un'urgenza, che dei contratti sono in scadenza, degli appalti sono in scadenza e non si sa se questi vengono riconfermati. Dal 1 gennaio saranno sospese sarà sospesa la mensa, sarà sospeso il riscaldamento, quindi la preoccupazione anche degli operatori che stanno continuando a svolgere anche gratuitamente, perché fino a che non abbiamo la certezza che viene pagato lo stipendio, quello che stiamo facendo gratuitamente. Il problema è che si ritroveranno con 50, 60, 70 persone tra rifugiati nei centri d'accoglienza, dovranno gestire una situazione dove queste 60-70 persone chiaramente non potranno né mangiare né riscaldarsi. Parte lesa in questa situazione siamo noi lavoratori e i migranti, i nostri utenti. Le situazioni più critiche le vediamo, sono nei centri d'accoglienza e all'AMA, ma parliamo anche di Roma 3, dei servizi d'accoglienza, del compostaggio, della raccolta del verde. Insomma, noi, il nostro gruppo operava in differenti ambiti e ognuno di noi non ha risposte. Perché? Il settore di quello che sono gli appalti, l'abbiamo sempre detto e lo sappiamo. Gli appalti spesso vengono fatti al massimo ribasso, o chiaramente sono lavori con le cooperative, e chiaramente quello che chiediamo è il superamento di questo ricatto lavorativo. Chiediamo che cambi il sistema, questo l'abbiamo chiesto con forza anche alla Lega delle cooperative, che si deve assumere le sue responsabilità, perché gli organi di controllo poi chi hanno dentro sono loro. Spesso ci chiedono a noi se ce ne siamo accorti, ma loro, che forse hanno degli strumenti maggiori, se ne sono accorti di chi ci avevano dentro? Lunedì alle ore 10 saremo sotto la prefettura per fare l'ennesima rimostranza, l'ennesima assemblea di noi lavoratori e incontreremo, abbiamo chiesto un incontro al prefetto, così come al comune, come alle istituzioni, come alla Legacoop. Noi rappresentanti dell'OSB siamo andati anche alla Legacoop a chiedere conto della loro posizione anche politica rispetto a questa cosa, perché comunque non siamo più una cooperativa, se ai vertici si guadagnano 25.000 euro e l'ultimo degli operatori sociali magari è anche sotto inquadrato e non prende neanche 1.000 euro al mese.